fallo considerato. Inizialmente un andare a rete, ma era in palleggio e non in terzo tempo, quindi rimessa dal fondo. Un altro fallo, non sappiamo a chi viene dato. Al numero, probabilmente, se abbiamo capito, ad Aranio ancora. Secondo fallo. Lopazio, Aranio. Deve rifaticare la logica. Tiro di Sarambrosio, leggermente impreciso, contropiede di Sbai, pallone all'esterno e gira il pallone, ma non entra, mentre prova questo tiro da tre Aranio. Tutto da capo per ambedue le squadre, non per il Matelica, che trova ad opera di Gargiulo questo canestro da due. Tardarei al passaggio, Ambrosio, Sara, a Lucia Silvestri, ottima scelta di tempo. 19° punto, meno 4 per la logica cestistica, deve recuperare, non c'è fretta, ma ci vuole più attenzione in difesa, troppi canestri. Pressing di Lopazio, prova a tirare, beh, sotto canestro, riprende ancora la logica, Rea! Non perfetto il tiro a Scolano, stop di Sarambrosio, viene considerato la ripresa della palla, del pallone con i piedi fuori dalla linea, e subito riprocede a una sostituzione coach Binetti. Rientrano sia De Gregoris che Serafini, evidentemente ha bisogno di un piccolo spazio personale Rea, che si dirige nello spogliatoio a risolvere il suo problemino. E Aranio, Ambrosio, si allarga Aranio, gira completamente dalla fascia destra alla sinistra, tiro da tre, niente, il pallone colpisce le gambe del numero 19 Granini, ma i 24 secondi sono trascorsi, per cui c'è questa rimessa per i locali del Matelica ad opera della stessa Granini. Palla a Michelini, Granini, tiro, niente, qualche percezione più annebbiata. Bene, bellissimo questo lungo a Silvestri, che riavvicina a meno 2, 23 Matelica, 21 logica cestistica. Affascinante primo tempo, con le atlete impegnate sul piano atletico agonistico. Rimessa ad opera della logica cestistica, prova il pressing il Matelica. Gli 8 secondi, bisogna accelerare. Non si capisce a chi Sarambrosio abbia dato questo pallone, forse alla tribuna opposta. E sono errori, già il quarto errore della squadra con questi lanci lunghi, e sono errori che poi ha pagato caro in questo primo tempo, che sta pagando ancora e che deve sicuramente evitare. 22 a canestro è Michelini, e solo Aranio sta giocando, ma subito si fa perdonare Ambrosio, ritornando a meno 2.
25 materica, 23 logica cestistica, allarga Michelini sulla destra e tira e infila dentro Granini. Non è concepibile, canestri ed errori all'interno dell'area piccola quando si ha poi una difesa a zona. Comunque Aranio chiama schema, dà e riceve, tira da tre e stavolta è quell'Aranio che conosciamo che porta la cestistica a meno uno. 27 matelica, 26 logica cestistica, ancora a pareggio Michelini, la dà sull'esterno, giro veloce della palla, finto, riporta all'esterno, c'è un tiro di Franciolini, beccato nella sua discesa da un atleta scolana. Aranio, Silvestri, spalla a canestro, prova con la mano sinistra, c'è un pressing, palla a due, rimessa per la logica cestistica, così dice la freccia. Sono trascorsi 6 minuti, 27 il punteggio per la matelica, 26 per la logica cestistica. Ritorna in campo il numero 12 Nafor, che nel primo quarto è stata forse l'atleta migliore dell'intera compagine del matelica. Prova ancora la Silvestri, niente, allarga il matelica sotto canestro, è uscita il numero 22 dalla linea Michelini, l'arbitro Menichelli segnala l'uscita e la rimessa con Sarambrosio. Aranio, marcata strettissima a turno questa volta da Donatella Pecchia, Aranio da sola, va, tira, ferro, niente, stupido fallo, non stupido perché indacca la persona ovviamente, ma la leggerezza del fallo della Nicoletta Serafini, che sa che c'è una regola, non si allunga mai il braccio davanti all'addome dell'avversario o avversaria per prendere la palla che sta nella parte opposta, perché sicuramente c'è un tocco, c'è un fallo e c'è poi questo canestro che Pecchia ha realizzato. Bisognerebbe dare una mano al player Aranio, che però fa tutto da sola e mette in condizione Granini di compiere questo fallo. Rimessa da, a tre quarti di campo, Ambrosio, Aranio, marcatissima da Michelini, una volta Pecchi, una volta Michelini, tendono di stangare il play ascolano, ma sappiamo quando sia particolarmente determinato in ogni movimento e nella forza fisica il play ascolano. Silvestri, dormono e non si capisce perché a 2 secondi dal termine, invece di provare a girare e tirare, che è sicuramente uno schema che coach Binetti ha insegnato alle sue, e invece non viene fatto, dando la possibilità ai secondi di passare e di perdere la palla. Tiro ancora da tre di Franciolini, solidaraneo, infaticabile, e questa volta ancora a marcarla Michelini. Si allarga Sarambrosio, aspetta Serafini, per fortuna per lei De Gregoris che tira, ma viene stoppata dall'altra lunga Franciolini, per cui non va né tiro né passaggio. Troppa imprecisione nelle ascolane, sgambettino ad Aranio che perde, e perde anche questa possibilità di tiro da parte della Silvestri. Un po' di tè invece che camomilla all'intervallo potrebbe fare bene alle atlete ascolane.
tiro da fuori della solita Michelini, Aranio, Serafini, se ne libera subito della palla, meglio la garanzia di Aranio, palleggio di Ambrosio, Silvestri, Ambrosio, sempre marcata Aranio a vista, Ambrosio entra in aria, fa un tiro che dobbiamo riconoscere che è più di fortuna che non di abilità, e fortuna per la logica cestistica che ha questa rimessa. Viene risostituita Ambrosio con Susanna Lopazio. Lucia Silvestri prova un sinistro di gancio, molto bello. Non prende la De Gregoris questo pallone, lascia ripartire il Matelica, quintetto del Matelica in attesa di ricevere la palla, si allarga Granini, ma a tirare è Michelini, Aranio, ormai fa eco questo nome per le ripetute volte, in quanto è la persona che gestisce il pallone per la logica cestistica, fa un lungo passaggio chiedendo alla sua compagna di entrare sotto canestro, viene intercettato e rimesso su da Serafini, Silvestri, Erika, De Gregoris, Aranio, prova un tiraccio da tre e sembra impossibile, ma per lei anche le cose a volte impossibili possono determinare la svolta, invece prova e non va il numero 20, c'è una rimessa giudicata dall'arbitro non ad opera di Michelini ma di una atleta scolana. Rimessa Michelini, fin del tiro, penetra, la ridà esternamente a Pecchia che fa il terzo tempo, va a canestro ma il tiro gira sulla circonferenza ferrosa e Aranio già in posizione di attacco. Aranio, passaggio non felice e becca il terzo fallo, stupido terzo fallo, veramente non può il play che è determinante per una squadra fare falli insignificanti che poi condizionano l'intera gara. Non siamo alla fine del primo tempo, siamo a 28 secondi, sempre a 3 punti di distanza, si poteva giocare meglio questo pallone, invece si è andato a fare un fallo che psicologicamente condizionerà sicuramente la logica cestistica. Mancando il play manca il vero portatore di palla che potrà essere sostituita sì da Rea, da Lopazio, ma non ha quello sprint, quella velocità e quella capacità d'attacco che Annarita Aranio, ventenne, ha. Vediamo le ultime raccomandazioni di questo primo tempo di coach Porcarelli per quanto riguarda il Matelica e di coach Binetti per quanto riguarda la logica cestistica. Capito infatti coach Binetti il rischio di tenere in campo in questi secondi Aranio, ha reinserito Rea che ha risolto i suoi problemi, subito attacco di Rea nei confronti di Michelini, l'aspetta nella sua metà campo, c'è un blocco, Rea cerca di superarlo, un tiro non perfetto, Rea riprende il pallone ed è lei a portarlo avanti in questi ultimi 13 secondi. 10 secondi, Binetti chiama i suoi sottocanestro e invece di sfruttare
sembra la sirena arrivare con qualche secondo, frazione di centesimo di secondo. L'arbitro Menichelli dà questo canestro, non sono d'accordo le ascolane, è 31-26, canestro sicuramente al suono della sirena, è stato lanciato dal basso, quindi non era in parabola dentro al canestro, ma in fase ascendente, e come tale si può solo pensare che prima del suono il pallone sia stato lanciato dalla mano dell'avversaria e non far coincidere invece il suono con il successivo lancio. Così è, così ha voluto la stessa logica cestistica, che con Rea ha sbagliato questo secondo finale e si trova adesso, è ritornata un po' più giù a meno 5, esattamente 31 Materica, 26 logica cestistica.